Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nella sacrestia antica, in questo luogo, proprio dove 100 anni fa, qui, Padre Pio teneva tra le braccia Gesù Bambino. Un'apparizione, c'è stata una testimone oculare, Lucia Iadanza, una sua concittadina, che ha visto che Padre Pio aveva tra le braccia Gesù Bambino. Era la notte di Natale, il 24 dicembre del 1922. E Padre Pio veniva da quella piccola, diciamo, porticina, era una porticina che dalla clausura porta alla sacrestia. Lucia era con altre 3 donne e vide uscire Padre Pio da quella porta, avvicinarsi a questa finestra, un bagliore, un alone di luce, e Gesù Bambino era tra le sue braccia. Tant'è vero che poi Padre Pio si accorse che Lucia era sveglia e chiese: «Ma che cosa hai visto?» E Lucia disse: «Ho visto tutto». E Padre Pio le impose il silenzio, non raccontare nulla a nessuno. E dalle sue memorie, ecco, abbiamo scoperto anche questo fatto straordinario. E qui, quest'anno, in questo centenario di questa apparizione, i frati, i confratelli di Padre Pio, hanno voluto ricordare questo bellissimo evento. E proprio da qui noi, con l'epistolario numero 4, vogliamo condividere con voi una meditazione di Padre Pio. È una delle 3 meditazioni dedicate al tempo natalizio. Un confratello di Padre Pio, un confratello francescano, un frate minore, padre Ezechia Cardone, negli anni 60 era in questo convento perché era ospite, chiese a Padre Pio dei quaderni su cui prendere gli appunti. Sicuramente era una scusa anche per avere qualcosa di Padre Pio. Padre Pio gli donò un quaderno, e da cui da un lato era tutto vuoto, mentre dall'altro era ricco di appunti. E tra questi appunti c'erano le meditazioni di Padre Pio sul Natale, che poi, grazie a Padre Ezechia, siamo venuti a scoprire e conoscere con questo piccolo libricino Tempo Natalizio. E nel Tempo Natalizio c'è anche una meditazione di Padre Pio che si divide in 2 parti sull'Epifania del Signore. Io vi esorto a leggerla sull'Epistolario numero 4 e in questo luogo vogliamo riprendere le conclusioni che fa Padre Pio nell'ultimo passaggio di questa meditazione. «Degnati trasformare i nostri cuori», chiede Padre Pio a Gesù Bambino, «come trasformasti quelli dei Santi Magi, e fa ancora che i nostri cuori, non potendo contenere gli ardori della tua carità, ti manifestino alle anime dei nostri fratelli per conquistarle. Il tuo regno non è lontano, caro Gesù, e tu facci partecipare al trionfo sulla terra per poi partecipare al tuo regno nel cielo. Fa che, non potendo contenere le comunicazioni della tua divina carità, predichiamo con l'esempio e con le opere la tua divina regalità. Prendi possesso dei nostri cuori nel tempo per possederli nell'eternità», scrive Padre Pio nella meditazione sull'Epifania, «che mai ci togliamo da sotto il tuo scettro, né la vita né la morte valgano a separarci da te. La vita sia vita tinta da te, allarghi sorsi d'amore per spandersi sull'umanità, e ci faccia morire ad ogni istante per vivere solo di te, caro Gesù, per spandere te nei nostri cuori».